Patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, da come avete letto dal titolo, vi parlo dei miei preferiti del mese di marzo. Sono per la prima volta in orario nel fare i preferiti del mese corrente, del mese passato. Beh, siamo ancora a marzo, cioè quando caricherò questo video saremo ancora a marzo. Comunque è sempre il mese corrente che diventerà il mese passato. Vabbè, in sintesi è la prima volta che faccio i preferiti puntuale, non 8 giorni dopo, 15 giorni dopo, un mese dopo. Quindi niente, sono molto felice, mi gratta la gamba, mi prude la gamba, mi gratto. Vecchia roccia. Ho stilato una lista. Ho stilato una lista degli argomenti di cui tratteremo in questo video da brava bambina. Parlerò dei preferiti, quindi dei make-up, capelli, accessori, fashion, fragranza, canzone e app. Preparatevi, sedetevi, mettetevi comode perché sarà un video davvero molto lungo. Non fate caso ai miei capelli che sono molto swirl, ma a me piacciono così, tipo li prendo e faccio questo. Cioè, con questo taglio mi piace averli molto... Sì, perché mi piace prendere fuoco. Li lascio molto, molto sfatti e poi amo mettermi il fedora. Categoria make-up. I preferiti del mese di marzo della categoria make-up sono parecchi. Inizierei subitissimo dal fondotinta di Marc Jacobs, il Remarkable, che me l'avete già visto nel video del lunedì dove vi facevo vedere appunto l'applicazione e ve ne parlavo in modo un po' più dettagliato. Comunque, se ve lo siete persi, andate sul canale, il video precedente a questo. E niente, è top, che dire. Ho già detto tutto in quel video, quindi andatevelo a vedere se ve lo siete perso. Altro prodotto è il Liquid Illuminator di NYX, Born to Glow, ed è favoloso perché assomiglia tantissimo al... assomiglia leggermente a quello di Becca. Pearl, mi pare si chiami, Pearl è bianco, però questo qua ha questo finish talmente bianco che si vede poco di rosato, però è veramente chiaro chiaro chiaro, e secondo me sulle pelli bianche cadaveriche come la mia è bellissimo, mi piace un sacco. Palette occhi, sto utilizzando tantissimo questa di Inglot, che è la Freedom System Palette di queste 5, con queste 5 cialde, la sua solita apertura magnetica stupenda che io trovo veramente comoda e bellissima. Oh, tante volte rimango 8 ore a fare questa cosa. Altra volta mi è caduto, non si è fatto niente, come vedete è integro. E dentro ci sono queste cialde di questi colori, diciamo molto portatili, portabili per la giornata. E dal più chiaro al più scuro, come vedete, sono veramente molto molto belli. Non chiedetemi i nomi delle cialde perché non me le ricordo, se mi ricordo ve li metto nell'info box. Sempre di Inglot abbiamo questi altri due prodotti che sono i prodotti della vita. Allora, il primo è il eyeliner gel numero 77, è un nero, ma nero che più nero non si può, ci sembra che vi state stendendo il buco nero. E poi ce n'è anche tantissimo di prodotto. E questo qui, che è il numero 19, si chiama Brow Liner Gel ed è appunto un, sempre di Inglot, è un gel per le sopracciglia, ma è un colore molto particolare. In videocamera non renderà, anche perché poi mi diverto burlona a mettere i filtri super faghi, molto Tumblr, quindi non si vedrà una cippa di niente, però fidatevi, è veramente bello. Ha un sottotono molto molto freddo, marroncino, quasi grigiastro. E poi ci sono questi due nella categoria make up. Allora, questo qua che è Wicked Lippy di NYX, mi sto incartando con la lingua, comunque nella colorazione 03 Trickery, sì, forse è numero 3 e basta. Comunque questo è veramente pazzesco, ce l'ho su oggi, cioè ce l'ho su adesso, ed è questo verdino color fucile di Andrea, è tipo un metallizzato, un colore verde metallico, è stupendo, veramente molto molto bello. Nagini, uccidi. Poi abbiamo questo di LA Splash che ho preso al Cosmo Prof. Questo qua è il Lip Couture nella tonalità Ghoulish, che io nel weekly l'ho chiamato Goulash perché non mi ricordavo la I nel Ghoulish e l'ho chiamato Goulash, proprio quello da mangiare. Molto molto bello, ce l'ho sotto quindi non lo potete vedere, però vabbè, ve lo swatch, veramente bellissimo questo colore qui, dove non si vedrà niente, è tipo un color marroncino freddo. Io mi aspettavo fosse un po' più grigio perché sapevo, forse il Ghoulish Original è più grigio perché c'è il Ghoulish e il Ghoulish Original. Passando alla categoria capelli dei preferiti di marzo, abbiamo questi due accessori per capelli. La prima è la Platinum di GHD, che mi avete già visto utilizzare nel video dei capelli, e poi questa che è la Numi Curling Wand, però non mi ricordo il diametro, forse 25, non mi ricordo, non è tanto grande, mi
mi spiace molto perché non è tanto grande. Io adoro i piastroni, i ferri, quelli che ti fai i boccoloni larghi, soprattutto se si hanno i capelli lunghi, bellissimi. Però adesso avendoli corti, questa è stupenda, perché io faccio i boccoli, li lascio qualche minuto, spruzzo la lacca, poi mi metto a testa in giù, li svaporizzo tutti. Li svaporizzo, vabbè, li districo tutti e vengono con questa criniera bellissima. E mi piace tantissimo questa. E la Platinum per quando li faccio lisci o un mosso un po' scompigliato. Categoria accessori. Accessori sono quelli che indosso praticamente adesso, sì. Sì, li indosso tutti adesso. Allora, sono questi anelli qui che mi sono arrivati nel weekly, lo vedrete. Mi sono arrivati da AliExpress, manco sapevo di averli ordinati perché da AliExpress arriva tutto dopo anni, quindi ti dimentichi pure quello che ho ordinato prima. Sono questi anelli, tipo sono 1, 2, 3, 3, 6, sono 6 anelli. 6 anelli di cui 4 si possono mettere più, poi dipende dalle vostre dita. A me stanno in basso e 2 invece mi stanno in alto. E poi questa qua che è la choker con questa lunina. Sì, lunina, ciao. Questo sole mi piace tantissimo, questa. E poi questa qua, che è praticamente una pietra, è un minerale, si chiama quarzo ialino o cristallo di rocca, come volete chiamarlo, insomma, con questa collana in argento, perché altrimenti io le odio le collane che diventano nere. Passando alla categoria fashion, sono molto entusiasta di questa categoria perché ho un po' di cosine. Allora, prima di tutto vi faccio vedere le mie new entry che volevo da mesi, ma tanti mesi, la mia spesa folle, le Tubular Defiant di Adidas. So che la maggior parte di voi faranno schifo, tante mie amiche vedendole hanno vomitato, però vi assicuro che sono molto molto belle, a me piacciono tantissimo, le volevo da tantissimo, me ne frego di quello che pensa la gente, a me piacciono. Sono leggerissime, comodissime, potete andarci su veramente 8 giorni di fila e non avere mal di piedi, mal di schiena, niente di niente. Poi ci sono queste di Ego Official, che sono praticamente le simil che ha fatto Rihanna per Puma. Sono molto simili perché me le avete detto voi, io manco lo sapevo, non mi ricordo come si chiamano, però vabbè, comunque sono bellissime anche queste, morbidissime, in questo vellutino. Sempre di Ego Official, che le ho tenute qua dentro perché sono molto delicate, perché sono in vernice. E sono stupende, mi ricordano molto lo stile Kylie Jenner, barra Kardashian. E sono stupende perché sono in questa vernice grigio freddo, proprio grigio chiaro. E il tacco in plasticona rosata con questi dettagli in oro. Mi piacciono tantissimo. Sono un po' scomodine, però sono stupende. Altro accessorio che sto utilizzando, perché ne ho presi 4 paia, sono i leggings di Tezenis. Anche questi me li avete visti nei vlog, nel weekly vlog. E l'ultimo accessorio è questo zainetto che ho preso alla Ritmo. Sì, alla Ritmo. L'ho già visto in giro da alcune ragazze ed è bellissimo perché ha questi disegnini molto Indian style, mi piacciono tantissimo, ci sono gli elefantini e questi triangolini, molto molto bello. Fragranza del mese, ne ho scelte due, sia il Palo Santo, che sarebbero questi legnettini da bruciare con il carbone, e il Palo Santo, che qua l'avete visto nel mio weekly vlog, una profumazione pazzesca, io invado casa di questo Palo Santo qua, ed è un profumo veramente che mi mette una pace interiore assurda. E poi questa Yankee Candle Kilimanjaro Stars, che è una nuova profumazione che abbiamo preso io e Andrea. Sembra tanto un profumo da uomo, io adoro i profumi da uomo e sa tanto di profumo da uomo, ed è la prima fragranza che piace tanto tanto anche ad Andrea. Quindi siamo arrivati nella sezione canzoni e ce n'è un po' da farvi sentire perché sono un po' in fissa con tutte queste canzoni. Allora, la prima è Hold Me Down dei Mansion Air. Molto molto lenta, io preferisco quella remixata che ho usato anche nel video degli swatch dei Liquid Suede di NYX. Se ve lo siete perso, andatelo a guardare e capite la canzone, che è quella lì molto più bella remixata, un po' più veloce. Poi c'è Until We Go Down di Ruel. Andatela a sentire, è veramente molto bella. E sarebbe la sigla di Shannara. Io mi sono innamorata di questa canzone. Poi c'è 7 Years di Lucas Graham. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old. Poi c'è Drown di Josie Minardi e Michael J. Langley. E poi per ultima c'è The Girl Is Mine dei 99 Souls, che è bellissima, di questa sono andata proprio in fissa tantissimo, la canticchio giorno e notte. Me,
E niente, queste erano tutte le canzoni. So che vi ho scelto da Shazam delle parti veramente orribili da farvi sentire, però vabbè, me le lascio nell'info box, andatele a sentire, io le adoro tantissimo. Siamo alla fine di questi preferiti, le app preferite del mese. Vi cito la VSCOcam, che sarebbe VSCO o VSCO, non so come volete chiamarla. Sarebbe praticamente questa applicazione qui dove voi modificate le foto. Io l'ho usata tempo fa, poi l'ho cancellata e adesso l'ho riscaricata perché fa veramente degli effetti fichissimi. La uso principalmente per dare un effetto un po' più freddo e velato alle foto, quindi metto questo velo quasi un po' vintage sulle foto, mi piace tantissimo. E niente, patatine e patatine, queste erano i preferiti del mese di marzo, sto dicendo febbraio. Spero che vi siano piaciuti. Io vi mando come sempre un mega abbraccione virtuale, un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!